Io Grazie. in questi 20 anni, diciamo che ho fatto un bel po' di roba, anche nella vita sentimentale, insomma, poi adesso vi dico tutto. Allora, innanzitutto mi sono dedicato alla didattica, all'insegnamento della batteria, poi ho fatto delle tournée con altri artisti, sia live che in studio. Ho collaborato quindi con altri artisti e poi la cosa più importante è che mi sono sposato 3 anni fa ed ho una bimba di 2 anni e mezzo ora che si chiama Melania, mia moglie Maria Rosaria, che saluto. Quindi ho rivoluzionato totalmente la mia esistenza con questa cosa qui. Ovviamente poi ho sempre suonato in tutti questi anni, non è che siamo sempre, almeno io personalmente, ma anche loro, siamo sempre rimasti nel mondo della musica. Io personalmente io, mi sono fatto la missione al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Mi sono laureato come tenore e ho fatto un album di rock, crossover tra opera e rock, che portai a Sanremo come ospite nel 2015 e presentai questo album. Da lì, appunto, da quell'anno poi che l'ho presentato, sono stato poi a cantare alla Arena di Verona, in Kazakistan, in Corea del Sud, in Cina, in Inghilterra, America. Poi ho collaborato con Giovanni Allevi, Costume Joe, e ho scritto e arrangiato la canzone delle Olimpiadi del 2017. La rottura arriva proprio in un momento comunque di apice, perché tu immagina, appunto, eravamo col singolo, nessuno mi può giudicare, eravamo secondi a TRL per dirti sotto ai blu, quindi era un momento buono, però niente, di lì a poco abbiamo deciso di dividerci un po' perché, come dice sempre Federico, fa questo paragone giustissimo, sai, le prime esperienze dei fidanzatini, no? Poi a un certo punto ti lasci perché hai bisogno di fare le tue esperienze, no? Per crescere. E quindi noi questo avevamo bisogno, diciamo, eravamo talmente piccoli, avevamo avuto un successo alto e eravamo già insieme da diverso tempo e avevamo bisogno di fare ognuno le proprie esperienze, quindi c'era proprio questa forte necessità. E tant'è che appunto poi dopo tanti anni ovviamente rieccoci qua, perché quello che c'era di forte è sempre rimasto, era solo una necessità di capire le nostre strade e poi ritrovarci. E io personalmente, finiti Gazzosa, mi sono iscritta all'università di lì a poco e mi sono laureata perché comunque era una cosa importante che volevo portare a termine, era comunque una cosa che avevo pensato già, sai, quando sei ragazzino dici io farò questo, quest'altro. Quindi mi sono laureata in logopedia, comunque sempre nell'ambito perché sai, lavori con la voce, quindi cantanti, attori, quello è il mondo. E dopodiché avevo preso quindi uno stop dalla musica, devo essere sincera, per dedicarmi appunto allo studio e ho ripreso a suonare perché appunto Federico mi ha detto un giorno: scusa, ma vieni a suonare con me, perché lui in giro qua, tournée in giro per il mondo, per l'Italia. E quindi ho iniziato a suonare grazie a lui e lo seguivo. E niente, nel frattempo, poi, siccome mi ero appassionata tantissimo, sempre il periodo dei Gazzosa, quando eravamo piccoli, ci truccavano. Poi, sai, per noi ragazze, questa è una cosa, no, bellissima, cioè là ti fanno tutta bella, capelli, trucco, eh. E mi ero appassionata a questa cosa, quindi mi sono fatta diversi corsi, mi sono presa diverse specialistiche nell'ambito del beauty, quella perché è proprio una mia passione personale. Allora, l'idea è nata perché comunque noi appunto, come diceva prima Valentina, siamo sempre rimasti molto legati, e quindi anche nelle vite personali ci siamo sempre sentiti, visti. Ogni tanto è capitato che in sala prove magari ci mettevamo in sala prove a suonare. C'è sempre venuta l'idea in mente di far qualcosa per il ventennale da Sanremo, che comunque è un qualcosa che ha cambiato tutta le vite a tutti quanti noi. Quindi ho detto, dai, facciamo. Poi diversi colleghi certe volte ci taggavano nelle storie, così. Quindi abbiamo detto, dai, ma facciamolo, facciamo qualcosa. Ovviamente volevamo portare della musica che ci rappresentasse veramente a 360 gradi. Volevamo fare una cosa che ci rappresentasse. L'italiano sicuramente è un ottimo lancio per quello che sarà poi il disco, come scrittura, come sound. È un sound comunque rock, e dentro c'è un po' tutto quello che il percorso che ognuno di noi ha fatto. L'album uscirà in autunno e partiremo anche con la tournée teatrale.
No, e qua c'è un altro scoop che in realtà ci ha contattato la 3 e volevano fare lo spot con noi, quindi hanno detto magic number. Allora. Uno lo dovete far fuori. No, allora, era partita appunto dal programma lì, era stato annunciato che avremmo fatto questa reunion in quattro e questa era l'idea appunto, ci stavamo lavorando in quattro da diverso tempo, solo che Jessica a un certo punto giustamente, siccome lei sta facendo la carriera televisiva ed è quello che lei in questo momento vuole fare. Il lavoro della musicista viene in secondo piano, diciamo, no? E ovviamente però non coincidevano gli impegni lavorativi che aveva lei in trasmissione con gli impegni poi che avremmo avuto con il gruppo. Quindi in maniera molto serena e tranquilla, giustamente ha detto: ragazzi, io sto facendo un altro tipo di carriera, siamo E sempre fratelli, però vado avanti in un altro modo. E tranquillamente, insomma, siamo andati avanti in tre. sì, mi piace molto la carriera televisiva, si trova a suo agio, ha trovato un habitat comunque familiare, era veramente inconciliabile con gli impegni poi nostri di stare in studio, andare in tournée, lei purtroppo non poteva proprio farlo, ecco. Ma è Ma in molto realtà naturale, secondo me, come cosa? Cioè, secondo me è capitato molto in maniera tutto naturale. Cioè, noi, allora, innanzitutto c'è da dire che noi in 20 anni non è che non ci siamo mai sentiti, cioè, noi siamo restati comunque, siamo rimasti in contatto, ci sentiamo spesso pure 2 o 3 volte al giorno, non dico per 20 anni, ma quasi tutti i giorni ci siamo sentiti, quindi c'è stato da sempre, comunque è rimasto sempre un rapporto fraterno tra di noi. Ovviamente ritornare a suonare insieme è comunque stata una cosa emozionante, perché comunque sono passati 20 anni e dividere un palco, una sala prova insieme, comunque è stato, tra virgolette, strano, ma bellissimo nello stesso tempo, perché erano passati 20 anni. Ovviamente pure prima, cioè sarebbe stato anche bello farlo anche prima, però è successo in maniera naturale così. Sì. Senza Diciamo che nessuna. questa idea della reunion c'è un po' sempre stata, sai, c'era nell'aria, ah, ma perché non risuoniamo insieme? Oppure ce lo chiedevano, ah, ma perché non fate la reunion? Perché devo dire che dei fan dell'epoca, cioè veramente ogni tanto ancora ci scrivevano sui profili nostri privati, perché poi quello Gazzosa l'abbiamo aperto da poco, no? E ci scrivevano, ma quando fate una reunion? Quando? Quindi diciamo che nell'aria c'è sempre stato, poi sai, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, no? Quindi ognuno poi aveva le sue vite, le sue carriere, le sue cose. E poi a un certo punto invece, visto che proprio arrivava questo ventennale dalla vittoria di Sanremo, poi ovviamente noi era il 2021 che ci è venuta l'idea e ci siamo messi in moto, però poi tempo di realizzarlo, ovviamente siamo nel 2022, quindi diciamo che festeggiamo 20 anni dal secondo Sanremo. Però proprio è stato quello che ci ha invogliato, quindi facciamo questa festa per i 20 anni.